Dalle lezioni alle emozioni. Siamo rimasti qua 4 marzo 2020. Caro diario, solo pochi giorni di chiusura della scuola e mi sembrano un'eternità. Tutto appare surreale. Silenzio, solo silenzio. Quante volte mi sono detta che amo la normalità, la semplicità dei giorni feriali, quelli in cui vado a scuola e mi ritrovo con i mitici 19. Da 4 anni ormai c'è un rito che si ripete ogni mattina in classe, segnare con un pennarello rosso ogni giorno del calendario. Spesso mi soffermo con i miei alunni a contare i giorni trascorsi, alle cose fatte in questi anni e quanto tempo manca alla conclusione del nostro percorso insieme. Ora immagino le caselle del calendario vuote, come le aule, come la scuola. Le giornate sono scandite dai numeri del Covid-19. Improvvisamente il pensiero torna a pensare che presto tutto passerà e torneremo in classe alle nostre chiacchiere del lunedì e svanisce la malinconia. Calendario 2016-2017, calendario 2017-2018, calendario 2018-2019. Abbiamo riempito ogni giorno di questi calendari, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, classe prima, seconda, terza. E poi la classe quarta. Calendario 2019-2020. Sembrava un anno come gli altri, ma qualcosa è arrivato a sconvolgere il nostro calendario e le nostre giornate. Insieme, anche se a distanza, abbiamo condiviso il dolore per la morte del gattino. Abbiamo raccontato le nostre giornate in un diario. Caro diario, oggi è l'11 marzo 2020 e mi sono svegliata con una fame tremenda perché ieri sera abbiamo fatto i biscotti. Allora sono corsa subito giù, ho fatto colazione, ho messo a posto e ho fatto i compiti mentre papà impastava la pizza e ho pranzato. Nel pomeriggio ho fatto una passeggiata in campagna. Io sto completando un libricino con fogli e fiori strani, allora l'ho portato con me e ho raccolto tanti fiori e foglie particolari. Ed ora pizza! E le abbiamo vissute insieme, anche se a distanza. Pro diario, da ieri sono aumentati, grazie alla solidarietà di molti artisti, le iniziative sui canali social, quindi stand, in concerti musicali, opere teatrali, eccetera, eccetera. Tutto ciò per farci compagnia a distanza. Oh, dimenticavo che oggi alle ore 18 c'è stato un flash mob, il mio vicino di casa ha diffuso l'inno d'Italia dal suo balcone, tanta gente si è affacciata. Abbiamo festeggiato i nostri papà a San Giuseppe. E continuato a raccontare le nostre emozioni. Caro diario, scusa se non ci siamo visti per 2 giorni, ma è successa una cosa molto brutta. Un lunghissimo blackout. Giovedì è stato molto più lungo di venerdì. Eravamo al freddo. Per cena non avevamo niente e perciò abbiamo mangiato pane e Nutella e poi gelato. Dopo siamo stati sul divano a vederci un film grazie al telefono di mio padre e infine siamo andati a letto. In un modo diverso abbiamo atteso la resurrezione di Gesù. Un mondo di pace. Ogni bambino della terra vuole la pace. Non la guerra. Allora proprio non riesco a capire perché tanti popoli debbano soffrire. Se tutti i bambini che vivono al mondo facessero un grande giro tondo insieme alle mamme e loro papà, sarebbe di certo la felicità.
Per questo, per Pasqua, ho un augurio speciale. Vorrei che la pace potesse regnare, che non esistesse mai più il dolore e che ovunque regnasse l'amore. Sarebbe una Pasqua universale, senza dolori, senza più male, solo con gioia e con tanto affetto. Allora sarebbe un mondo perfetto. E continuato a scrivere e a disegnare. Mentre anche aprile correva via. Le nostre giornate sono state intense, spesso abbiamo lavorato con le mani. Caro diario, oggi il papà ci ha procurato delle corde con cui abbiamo saltato e costruito una scala. Ci siamo divertiti molto. Oggi nel pomeriggio torneremo ad allenarci. Inaspettata è arrivata anche la neve, mentre degli uccellini infreddoliti si stringevano nel loro nido. E i nostri balconi si sono colorati con l'arcobaleno. Aspettando solo di riabbracciarci.